Vamos a ver lo que les preparamos. La firma de alta relojería suiza Girard Perregaux presentó la nueva pieza de su colección GP 1966 Íconos de México, dedicado a la pintora Frida Kahlo. De ello nos habla el director de creación de productos, Stefano Macaluso, desde la mismísima Casa Azul. Sicuramente oggi l'icona femminile più riconosciuta anche internazionalmente del Messico e Frida Kahlo. Probabilmente oggi è l'artista donna più conosciuta del XX secolo nel mondo in generale. Artista non messicana, un artista. Artista, come e poi per me è stato anche un onore poter dedicare un orologio a lei perché è un personaggio incredibile. Sia dal punto di vista della sua vita, della storia che ha avuto, sia dal punto di vista della sua creazione artistica, è qualcosa di veramente unico nella storia dell'arte. E perciò è stato particolarmente bello, emotivo per me poter lavorare con un tributo a Frida Kahlo. La maquinaria es calibre automático GP 3300 con dos versiones, una en oro amarillo con correa rosa mexicano y otra más en oro rosa con correa azul. ¿Será acaso por Diego Rivera? E se fosse, questa è una buona chiave di interpretazione. Penso che l'azzurro, la prima ispirazione credo sia venuta guardando le fotografie di questa casa. C'è questo blu molto, quasi un po' elettrico. Tu sei architetto? Io sono architetto. E diciamo che poi abbiamo due versioni, una con dei diamanti e l'altra senza diamanti. Il diamante è sulla cassa in oro rosa, che è caldo. Allora era interessante avere l'azzurro con che bilancia il calore dell'oro rosa e il diamante che è più freddo, allora il rosa, il fucsia, che bilancia il freddo del diamante. Solo hay 20 piezas disponibles en la versión rosa y 10 más en la azul con el bisel engastado en diamantes. Para RCVP soy Gabriela Morales Casas, en la cámara Cata Vázquez y a mi lado Stefano Macaluso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.